6 giugno, il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti. Atti 20:7. Domenica. Oggi è domenica, inizia una nuova settimana. Una giornata che possiamo dedicare interamente al Signore, perché liberi dagli impegni lavorativi e scolastici. Che gioia potergli offrire il culto, cantare le lodi al suo nome, pregarlo, ma soprattutto ascoltare la sua meravigliosa, preziosa e benefica parola. Certamente il Signore ha preparato per noi tante cose belle per il nostro bene. Viviamo la giornata di oggi, offrendo a Dio il nostro culto, disponiamoci a ricevere ciò che Lui ci darà e non disperdiamo le sue benedizioni. I credenti che si riuniscono insieme per adorare Dio in spirito e verità e per offrirgli il culto, l'adorazione e la lode, trovano sempre la sua approvazione. Gesù promette che dovunque due o tre sono riuniti nel suo nome, lì c'è la sua presenza. Oggi il Signore ci offre la possibilità, il privilegio e l'onore di avere più tempo per stare vicino a Lui. Disponiamo il nostro cuore per ascoltare la sua preziosa parola. Questo porterà tante benedizioni nella nostra vita. Non lasciamoci distrarre da altre cose, ma viviamo questa giornata di riposo spirituale insieme al nostro Gesù.